Ciao a tutti, draghi, sono Eterion e vi do il benvenuto in questo nuovo video su Warframe, dove andrò a parlare del Mutalist Cernos. Ringrazio Chris per avermi consigliato sul sito che non posso nominare il link in descrizione a schermo in questo momento, di avermi detto di fare il video sul Mutalist Cernos. A dire il vero, non mi ha proprio consigliato, c'è un'opzione. Per chi guarda le mie live, raccogliendo abbastanza punti, mi si può dire fai questo video, ok? E quindi mi ha detto di fare un video sul Mutalist Cernos. E chi sono io per non sprecare i suoi punti su una build imbecille sul Cernos? Il Mutalist Cernos è solo una delle varianti del Cernos, delle 5 varianti del Cernos, una più brutta dell'altra, tra l'altro. No, non è vero, però non è brutto, è che nel gioco l'arma, la tipologia di armi che forse mi piace meno, insieme ai kunai, insieme ai ventagli e alle spear, sono gli archi. Gli archi che non facciano esplosioni o che non siano il proboscis Cernos, che almeno hanno quella caratteristica bellissima che avvicina i nemici, no? Il Mutalist è proprio un arco punto, ok? Ha un solo colpo, i colpi con le armi con i colpi ad azione semiautomatica non mi fanno impazzire in generale, però gli archi, meh, d'accordo? C'è il Cernos, c'è il Rakta Cernos, c'è il Cernos Prime e ovviamente c'è il Mutalist Cernos. Versione più interessante delle altre, non fosse per il proboscis, ok? Tralasciando gli altri, proprio brutti, il Mutalist Cernos è quello con le caratteristiche più interessanti insieme al proboscis. Il Mutalist Cernos, infatti, è una versione infested, ovviamente, che ha una critical chance bassina, ok? Ha un effetto molto alto, ma chi se ne frega, perché la cosa interessante è che il Cernos mutato lascia a terra, nel dove arriva la freccia, una nube di tossina che dura 10 secondi all'incirca, dovrebbe essere 10 secondi, se non ricordo male, e sta lì a proccare tossina per quei 10 secondi. Tac, bellissimo. Questo in 2,5 m di raggio, ok? Non produce self-stagger, è proprio una nube di tossina, fine, niente di che. Quindi voi potete mettergli tutti gli effetti che volete, ma comunque farà tossina questo arco. Ed è fighissimo, ed è veramente fighissimo. Dovete farne anche due perché serve per fare il proboscis Cernos. Ok? Quindi dovete farne due. Come si ottiene il Mutalist Cernos? Lo si compra al market, proprio easy, easy peasy. Costa 1200 cryotic e 1400 plastidi. Sono i metalli più fastidiosi, gli altri manco li conto. E ci vuole un Cernos, quindi comunque dovete sacrificare un Cernos per costruire questa simpatica armetta. Ha una delle più alte rive in disposition che abbia mai visto. È 5 su 5 come pallini ed è 1,35 per, ok? Il massimo vi ricordo è 1,5, 1,5. Quindi not not bad. Se veste una Riven sapete che viene molto molto bene. Fa principalmente impatto, ok? Fa perforazione, fa taglio e fa quel minimo di tossina che c'è sempre. C'è sempre, anche nel colpo caricato, c'è sempre, proprio un numero infinitesimale, ma c'è, perché fa tossia sto robo. Andiamo a vedere la build. Perché siamo qua? Siamo qui per vedere la build, giusto? Allora, è una build atipica. È una build atipica. Come mi sono fatto consigliare, perché io di archi non ne so granché, mi hanno detto non mettere multishot, non mettere sparo multiplo, perché a te interessa la freccia normale, cioè proprio plink, una freccia. Sti cavoli, non ti interessa altro. Allora ho messo il Galvanized Scope. Perché ho messo il Galvanized Scope? Perché in questo modo arriviamo tranquillamente, sorpassiamo tranquillamente il 100% di critico. E con l'altra munition c'è anche la possibilità che, oltre a farli morire di tossina e gas, adesso ne parliamo, andremo a fare anche taglio. Quindi i nemici stanno lì che non so perché ci sia il Longbow Sharpshooter. Allora, andrebbe messo il, l'ho perso, il Merciless, ok? Perché dopo una kill più danno, fine. La ricarica vuol dire anche ricarica migliorata, fine. Stavo testando lo Sharpshoot perché ancora non l'ho provato da nessuna parte. Volevo provare anche applicando l'effetto, comunque l'impatto lo applica sempre, energia si poteva fare. Era da provare.
ero chiaramente curioso di questa roba qua. Anche il primary the dead, però dovete killare con la freccia, non killa la freccia, killa l'effetto, quindi a volte non parte. Banalissimo primary mercies, ok? Poi la build è tranquilla. C'è il gas, ok, c'è il gas. Tanto facciamo impatto, perforazione, taglio, fuoco, gas e tossina. Perché tossina c'è sempre in quest'arma, anche se andiamo a creare il gas. Ve la faccio vedere. Ve la faccio vedere. Allora, per farvela vedere al meglio, prima sparerò un paio di colpi a questo qua. Ah, metteremo anche il virale, vabbè, sì. Io porto sempre il gatto del virale, quindi fate conto comunque che ci sarà sempre il virale nelle mie build, perché c'è il gatto che mi piace il virale, ok? Se non vi piace mettete altro. E boom, freccia in testa. Guardate gli effetti. Fanno il virale, ok? Guardate il gas come sale. Adesso chiaramente scenderà un pochino. E la tossina resta lì. Resta lì. Guardate che accade quando parte il taglio. Che non è sicuro 100%, ma parte, ok? Guardate la quantità di effetti. Ok? Avviciniamo i nemici. Guardate la nube di tossina e di gas. È una delle armi che piazzano più effetti che abbia mai visto in vita mia, in maniera ad area così, ok? Voi immaginatevi questa roba, questa roba così, e poi melee, colpo di melee con lì al centro. Che meraviglia è, che meraviglia. A me piace tantissimo sta cosa. Non lo uso per killare, ok? Lo uso per piazzare effetti tantissimo. Killa anche se parte il taglio, se parte l'effetto taglio giusto, pa, e muore di un hit praticamente. Ma non è questo il punto. Il punto è che è un'arma graziosa. Io non l'avrei mai scoperta non fosse stata per Chris, perché gli archi non li uso in generale. Guardate gli effetti. Due frecce, due freccine. Boom. Madonna, oggi proprio tosse porta via. Se non parte il bel tic di taglio, ok, non succede granché. Però guardate, tic, 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 a livello, così che comunque sono 195, cioè non sono non sono pirlotti. Hanno anche l'armatura, immaginatevi senza armatura, sarebbero totalmente persi. Ve lo faccio vedere istantaneamente con il buon Cullervo. Perché Cullervo? Perché su Cullervo la bilda per togliere... Lasciami in pace. Fate così, no? A parte che veramente qualunque arma, Dio santissimo, sciotta la gente senza armatura, qualunque, cioè. Vedete della destra sta roba del no, ma l'arma? No, cioè. Veramente, anche l'MK1 boh, sciotta sta gente se gli togliete l'armatura. Non è una cosa così. Ah! Dovete sempre mirare, ricordatevelo, perché mirando avete più critico. Se non mirate, niente critico, cioè non fate dei critici arancioni in quel modo, ok? E niente, che ve ne pare? Spero che Chris apprezzi il video. Magari mi dirà, no, non è questa la mia build, uso altro, ma ci sta, oi, questa è la mia build, non è la tua. Ognuno fa le build come gli pare piace. Vi piace la mia del Mutalis Cernos? Avreste messo altro, non avreste messo l'altra munition, avreste messo Livy Caliber, avreste messo Livy Caliber per l'amor di Dio, no. Avreste messo anche il Serration, in realtà non mi faceva impazzire, ma non sapevo che altro mettere. Cosa avreste messo? Avreste messo lo sparo multiplo, anche se mi sono detto di non metterlo, l'Hammershot? L'Hammershot mi piace. L'Hammershot lo metterei ovunque, anche nel caffè la mattina, è molto molto buono l'Hammershot. Avreste messo più fuoco per fare più gas? Non lo so, fatemi sapere voi nell'area commenti, io vi leggo. Vi leggo e... boh, anche voi, raccogliete punti sul sito che non posso nominare, Twitch, quello lì, insomma, vi lascio il link da qualche parte. Andate lì e raccogliete punti e fatemi fare video sulle robe che vi piacciono. Io sono Ethereum, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.